Gentili telespettatori, rieccoci per una puntata di Fil Rouge, questa trasmissione nel corso della quale con un ospite in studio affrontiamo ovviamente argomenti che riguardano l'attività dell'ospite in studio e naturalmente argomenti che interessano o possono interessare tutti i calabresi. E oggi abbiamo in studio, come dire, il vertice massimo possibile per quanto riguarda la Regione Calabria, cioè il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. Con lui naturalmente affronteremo tutti i temi che riguardano l'attività della regione e di questo cimento, diciamo, con il quale si deve, come dire, confrontare da 2 anni a questa parte. Il presidente Oliverio, come tutti sapete, è una persona che fa politica da molti anni, è stato consigliere regionale, è stato deputato per lunghi anni, è stato presidente della provincia per 2 legislature e dalla fine del 2014 è presidente della Regione Calabria. È diventato presidente della Regione Calabria attraverso un percorso che non è stato facile, presidente, nel senso che lei ha dovuto prima affrontare le primarie del centrosinistra, che non erano date assolutamente per scontate. E poi ha dovuto affrontare ovviamente la battaglia elettorale che ha vinto di gran lunga perché ha avuto il 61% dei suffragi e quindi è diventato alla grande presidente della regione Calabria. Tutto questo naturalmente ha suscitato una serie di aspettative. Lei è arrivato a presidente della regione Calabria e proprio perché ha vinto alla grande tutti si aspettavano e si aspettano da lei una inversione di tendenza per quanto riguarda la regione Calabria. Sono passati quasi 2 anni, a dicembre saranno 2 anni che lei è stato eletto, anzi a novembre, siamo già nei 2 anni si può dire, e quindi questa è l'occasione per in qualche modo tirare un po' le somme di questi primi 2 anni, che per alcuni sono in chiaro, per altri possono magari essere un po' meno in chiaro, ma in ogni caso sono 2 anni impegnativi, perché lei oltretutto ha avuto una serie di difficoltà iniziali nella partenza con la sua attività di Presidente della Regione. Prima una giunta, poi una seconda giunta a luglio dell'anno scorso, con una serie di tecnici, diciamo, a fare da assessori. Allora, la prima domanda è generica. E le chiedo se dopo 2 anni lei ritiene che si possa ritenere soddisfatto di come sono andate le cose finora, oppure se ritiene che ci sia stato qualche rallentamento rispetto all'azione che lei prevedeva di avere in questo ruolo. Ma io innanzitutto ti ringrazio, ti ho detto tu, Sì, per diamoci evitare, del tu, diciamo, ci conosciamo da troppo tempo per di darci avere, come delle. dire, una doppia sfera di rapporti, diciamo, quelli reali e quelli televisivi. E io ti ringrazio per avermi dato la possibilità oggi di avere questo confronto attraverso la vostra emittente televisiva di poter parlare alla Calabria, ai calabresi. Sono 2 anni che io mi sono insediato il 10 di dicembre del 2014. Annuncio subito che proprio credo il 12, lunedì 12 di dicembre faremo una iniziativa per presentare alla Calabria il report, il bilancio di questi 2 anni, ma anche per fare un punto e per indicare il percorso sul quale stiamo lavorando. Io sono sceso in campo per candidarmi alla guida della regione, tu stesso ricordavi le primarie, la larga partecipazione che c'è stata nell'estate del 2014 per preparare le elezioni. Io tra l'altro devo dire che nella mia vita politica non ho mai, come dire, avuto incarichi a tavolino, sono sempre frutto di un percorso e di questo ne sono soddisfatto perché la democrazia e la politica appunto intesa come partecipazione alle scelte è bella anche per questo, perché appunto nel fuoco anche
di battaglie politiche, di confronti aspri, però appunto la partecipazione, la decisione che è frutto della partecipazione e del consenso è fondamentale per alimentare appunto un'azione di governo che sia ancorata ai bisogni reali della società, del territorio, delle comunità rappresentate. E sono sceso in campo, dicevo, con la consapevolezza di dover assumere, anzi allora di poter assumere, una funzione, una responsabilità in una regione complicata, difficile come la nostra. Complicata perché la Calabria, come è noto, ha accumulato nel corso di decenni ritardi enormi dal punto di vista economico e sociale. È una regione, la nostra, che appunto ha problemi molto seri, a partire dal problema del lavoro, al problema dello sviluppo, della capacità di utilizzare pienamente le risorse, di valorizzare le risorse di cui dispone, risorse naturalistiche, paesaggistiche, la capacità appunto di poter fare leva su queste potenzialità per alimentare lo sviluppo e la crescita. Una condizione quindi difficile, perché è a tutti noto, non le richiamo io queste condizioni per trovare pezzi giustificativi, perché non è questo il punto, né sono animato della ricerca di pezzi giustificativi. È appunto una condizione difficile di partenza. Sono sceso in campo e ho assunto questa responsabilità con questa consapevolezza, ma con la determinazione che è possibile cambiare verso alla nostra regione, Presidente, che è possibile alimentare un circuito virtuoso. E naturalmente per farlo abbiamo lavorato in questa prima fase, in questi 2 anni, per impostare appunto questo percorso. Abbiamo definito la programmazione delle risorse comunitarie con programmi volti alla realizzazione di obiettivi chiari in direzione dello sviluppo e del sostegno alle imprese, dell'ammodernamento infrastrutturale, della riqualificazione della struttura della pubblica amministrazione, delle opportunità da dare ai giovani e agli studenti attraverso un nuovo rapporto con le università calabresi. Abbiamo sottoscritto proprio di recente un importante accordo con le università calabresi, a cui abbiamo destinato 130 milioni di euro che saranno gestiti in direzione dell'alta formazione, della ricerca e dell'opportunità da dare ai nostri giovani, perché in Calabria possono trovare anche opportunità. Quindi, scusami Presidente, la domanda era: dopo 2 anni ritieni di poter dire di essere soddisfatto di quello che avete fatto finora, oppure pensi oggettivamente che ci sia stato qualche rallentamento che non ti ha dato la possibilità di raggiungere subito in questi 2 anni degli obiettivi che ti eri prefissato? No, ti dico subito che io sono un eterno insoddisfatto. Io ho alle mie spalle esperienze diverse, le hai richiamate tu, e la sera, dopo giornate intense di lavoro, perché io sono uno che appunto lavora intensamente, diciamo, la giornata non la spreco né mi risparmio. Questo te lo riconoscono tutti, per la verità. E la sera, quando sempre in modo costante sono rientrato a casa, ho avuto sempre, come dire, un elemento di insoddisfazione, perché credo che questo è importante, perché appunto avere la voglia di risolvere i problemi, di spostare in avanti la situazione e vedere magari camminare non alla velocità che vorresti, è chiaro che ti pone un problema, un pizzico di insoddisfazione. Peraltro tutti dicono che tu sei un diesel, quindi diciamo uno che non va particolarmente veloce, ma che va... Sì, sei un passista, diciamo così. Ma un diesel, come anche per me che mi considero un diesel, devo dire che c'è stato sempre questo elemento, diciamo, che mi ha spinto ad alzarmi il giorno dopo con maggiore determinazione nel recuperare appunto la velocità necessaria. È chiaro che abbiamo lavorato
impostato cose importanti. Abbiamo impostato la programmazione, ripeto, delle risorse della Unione Europea. Ne parleremo poi di fatti specifici, ne parleremo. La domanda era precisa, cioè ti ritieni soddisfatto dopo 2 anni di quello che avete fatto oppure sei insoddisfatto? Ecco, questa era la domanda. Tu mi hai detto che sei sempre eterno insoddisfatto. Sono sempre insoddisfatto, sono un eterno insoddisfatto, perché appunto, malgrado si abbia fatto, come dire, un percorso che ritieni una buona parte del lavoro, i cui frutti si vedranno via via in questa seconda fase. Senti, appena ti sei insediato hai trovato una serie di, diciamo così, bubboni con cui fare i conti. Il bubbone forse principale in Calabria da tempo, non solo da quando ti sei insediato tu, è quello che riguarda la sanità. Si è trovato con una situazione di sanità commissariata, con un commissario con cui, vogliamo usare una terminologia tutto sommato soft, non vi siete presi troppo, e rispetto al quale, diciamo, spesso c'è stato e c'è tuttora un contenzioso. E addirittura si è arrivati recentemente alla decisione del commissario di denunciare alla Corte dei Conti apparati della Regione Calabria. È un quadro non certo esaltante, diciamo così, di quella che dovrebbe essere la collaborazione fra organismi dello Stato, comunque pubblici, che dovrebbero avere un unico fine, quello di offrire il miglior servizio al cittadino. Ma guarda, io vorrei cogliere anche questa occasione per sgombrare il campo da un equivoco. Non c'è nessun problema di carattere, come dire, personale o di voglia di potere, eccetera, eccetera, nella mia valutazione sul commissario. La mia valutazione è una valutazione che scaturisce dai fatti. Noi abbiamo una regione, la nostra, ci sono anche altre regioni, la Campania, altre regioni, la Lazio, che sono commissariate. La nostra è commissariata dal 2010. Io ho sempre affermato, anche nel Consiglio Comunale, nel Consiglio Regionale, ho avuto modo di affermarlo, maledetto quel giorno che è stato richiesto il provvedimento di commissariamento della Regione. Perché chi mi ha preceduto ha pensato che attraverso il commissariamento, che in quel momento era in capo anche al presidente della regione, ci si potesse liberare da lacci, laccioli, cioè dal consiglio regionale, dalla stessa giunta, e avere mani libere, più libere, andare avanti più speditamente. Io voglio, come dire, dare il beneficio della buona fede, non voglio discutere su questo. Però ecco, è stato un maledetto giorno, perché non si è valutato che tutto questo avrebbe comportato dei vincoli e delle implicazioni tremende per la sanità calabrese, a partire dal blocco del turnover, i medici che appunto si sono persi perché sono andati in pensione, eccetera, eccetera, che non potevano essere sostituiti, altrettanto gli infermieri, eccetera, perché questo ha comportato il massimo di aliquote IRPEF, il massimo di tassazione sulle tasche dei calabresi, perché questo ha comportato il blocco appunto degli investimenti. A tutto questo si è accompagnata una impostazione, quella commissariale, che piuttosto che cogliere, come dire, questa straordinarietà della funzione a cui si era pervenuti, cioè appunto quella del commissariamento, è stata improntata a tagli lineari. È stata improntata ad una politica che ha determinato lo smantellamento dei servizi, a partire dai servizi territoriali, l'indebolimento dei servizi, l'ingorgo dei pronto soccorsi degli ospedali, e anche laddove sono stati chiusi servizi ospedalieri, sono stati dei potenziali servizi ospedalieri, si è pervenuti ad un recupero di risorse assolutamente inadeguato rispetto alla portata dei provvedimenti, perché anche lo stesso personale
di quegli ospedali chiusi non è stato utilizzato razionalmente, adeguatamente, attraverso un progetto appunto di potenziamento della rete ospedaliera e dei servizi ospedalieri nei punti dove invece bisognava rafforzare. Tutto questo che cosa ha comportato? Ha comportato un incremento della mobilità passiva, della emigrazione dei calabresi fuori regione per curare e tutelare la propria salute. Tutto questo ha comportato un aumento delle liste d'attesa. Tutto questo ha comportato un disagio ancora più grande che non prima del commissariamento. Non si stava bene, non c'erano chiaramente servizi adeguati. Intendiamoci, non sto adesso... Certo. Non è di oggi il degrado. Allora, sulla base di queste valutazioni e del fatto che nel corso degli anni è stata progressiva questo trend, questa tendenza, non è che col cambio di commissario, del nome del commissario, c'è stato un cambio di trend, di tendenza, è stata progressiva questa tendenza. È sulla base di questo che io appunto ho espresso più volte preoccupazione e ho chiesto al governo di valutare questa cosa. Ecco, però la domanda devo dire, e vi do un'informazione, devo dire che altrettanto sta facendo De Luca per quanto riguarda la Campania, sì. E nella conferenza Stato-Regioni della settimana scorsa dei presidenti è stata avanzata una proposta che ieri è stata fatta propria dalla conferenza delle regioni di un emendamento alla legge che appunto ha inserito il commissariamento e l'incompatibilità dei presidenti delle regioni con il commissariamento, che noi speriamo, perché è stata fatta propria da tutte le regioni, sì. Che noi speriamo emendamento venga, che dovrebbe essere discusso nella legge di stabilità, in questa legge di stabilità presentato dalle regioni, non dalla regione Calabria o dalla regione Campania, non da Oliverio o da De Luca, ma presentato dalle regioni. Sarà Bonaccini il presidente della conferenza delle regioni, con il voto unanime di tutte le regioni che è avvenuto ieri. E che posizione pensa che avrà il governo rispetto a questo emendamento? Mi auguro che ci sia una valutazione appunto aperta, che appunto tenga conto di quelli che sono i dati. L'altro giorno c'è stata la Lorenzin a Reggio Calabria e gli ho ricordato che il 24 di aprile, nell'incontro che c'è stato con tutti i presidenti delle regioni, abbiamo posto questo problema e lei aveva dato una disponibilità, confermata l'altro ieri anche a Reggio Calabria, circa la necessità di riflettere sulle regioni a piano di rientro e commissariate, perché appunto il problema è che noi abbiamo da rispondere ad un nodo decisivo, ovvero che ci sono regioni nelle quali non sono garantiti i livelli essenziali di assistenza, ci sono regioni che devono essere aiutate a realizzare standard e livelli e non ad essere, come dire, però mi scusi, scusami, la domanda che ti pongo è: sulla base di quello che dice la Lorenzin, diciamo, negli incontri, però poi la Lorenzin dice grazie a Scura la sanità calabrese è migliorata. La Lorenzin non ha detto questo. La Lorenzin naturalmente nella sua funzione istituzionale, e non poteva, mi permetto, sì, essendo i commissari nominati dal governo, sollecitato una collaborazione, un confronto, ma questa è una cosa, diciamo, che un ministro, diciamo, è il minimo che un ministro ci mancherebbe altro. Io apprezzo molto, tra l'altro, la Lorenzin, ho avuto modo di conoscerla nel corso di questi anni, di stabilire con lei un rapporto anche di amicizia, e so appunto che per come ha detto nella conferenza delle regioni, il suo impegno è quello di riflettere non sulla Calabria ma più in generale sulle esperienze delle regioni sottoposte a piano di rientro e commissariamento per aprire un'altra stagione. D'altronde, guarda, le prove che laddove c'è e ci può essere una iniziativa di segno diverso, i risultati vengono. Io vorrei ricordare che all'inizio del mio insediamento alla guida della regione, febbraio 2015, era un mese e mezzo che mi ero insediato alla guida della regione, sì.
Sono andato a Reggio Calabria a visitare, come ho fatto anche con tutte le altre strutture ospedaliere, a visitare gli ospedali riuniti di Reggio Calabria. Il giorno prima c'era stata un blitz della Guardia di Finanza per denunziare quella vergognosa situazione per cui erano state investite risorse importanti per realizzare il reparto di cardiochirurgia ed era rimasto inutilizzato. Perché lì erano stati investiti 18 milioni di euro, una gara fatta nel 2007, i lavori completati nel 2011, si badi, queste date si tengano presenti, 2011, collaudati 2011 i lavori con tecnologie avanzatissime, io ho avuto modo di vederlo quando sono andato lì, e dal 2011 al 2015 era rimasta inattiva, periodo coincidente con la gestione commissariale. Da lì io ho lanciato un grido d'allarme, ho detto che quella doveva essere una priorità appunto sulla quale bisognava lavorare e ho nominato proprio con questa missione il commissario nella figura del dottor Frank Benedetto, il dottor Frank Benedetto con questa specifica missione. E altrettanto avveniva per quanto riguarda la PET. La PET realizzata, messa lì ed era in celofanata, in un celofan chiusa e non veniva utilizzata. Mentre per patologie appunto di questo tipo, cardiochirurgiche o per la PET, migliaia di reggini e di calabresi sono costretti ad andare, fuori dalla Calabria. Insomma. Presidente, restiamo nell'ambito dei buboni. Un altro grosso bubone della regione Calabria con cui si è trovato in qualche modo a dover fare i conti sono le cosiddette partecipate o le cosiddette società in house, che peraltro sono state, come dire, colpite da una serie di vicende giudiziarie anche abbastanza pesanti, Calabria Etica, Calabria Verde, Fincalabria e così via. Ecco, a che punto siamo da questo punto di vista? Ritiene di avere, come dire, sanato la situazione che c'era e che ha portato a tutte queste vicende? Ritiene che si debbano ancora fare dei passi importanti? Quali? Hai toccato un altro dei punti dolenti della vita della nostra regione. Noi abbiamo avuto nel corso di un lungo periodo intorno alla regione un pianeta di enti subregionali, di società in house, di fondazioni, di partecipate, una rete che è stata, come dire, io la definisco una rete di mulini che hanno macinato risorse, in gran parte, non sempre per la verità, ma in grande parte per produrre clientele, spreco di risorse e in alcuni casi anche affari illeciti. Anche malaffare, chiamiamolo con il loro nome e cognome, in alcuni casi. Noi abbiamo avviato un'opera di bonifica e di riordino, l'abbiamo avviata perché naturalmente bisogna portarla a compimento questa opera. Abbiamo chiuso alcuni di questi appunto buboni, li abbiamo chiusi, posso fare un elenco perché li abbiamo messi in liquidazione. Abbiamo messo in liquidazione Calabria Etica, abbiamo messo in liquidazione Calabresi nel Mondo, abbiamo chiuso Ardis, abbiamo messo in liquidazione Magna Grecia, abbiamo messo in liquidazione, potrei fare un lungo elenco, li abbiamo messi in liquidazione. Abbiamo avviato un'opera di riordino, per cui noi pensiamo, per esempio, che ci deve essere, che la finanziaria regionale deve essere ricondotta alla sua funzione, alla sua precipua funzione di garanzia per l'accesso al credito per le aziende, e poi ci deve essere una struttura, un'agenzia, come avviene in altre regioni dove si è sperimentato questo strumento in modo positivo, per la innovazione e il sostegno alle imprese, la innovazione tecnologica e il sostegno alle imprese, snella, non carrozzone, un'agenzia snella per la quale stiamo lavorando.
Poi abbiamo commissariato tutti questi enti e li abbiamo commissariato cacciando via tutto il precedente establishment e mettendo dirigenti interni alla regione, cioè a costo zero. Non li abbiamo cacciati perché siccome non erano amici di Oliverio, adesso Oliverio deve mettere i suoi amici. No, abbiamo messo a commissari dirigenti interni alla regione, io ho trovato nella regione, a svolgere il ruolo di commissari, perché in questa fase di riordino, di riorganizzazione possano appunto rispondere a questi obiettivi di risanamento, di riordino, eccetera. In modo particolare a Calabria Verde abbiamo messo, non a caso, a commissari di Calabria Verde un generale in forza alla DDA, alla distrettuale nazionale antimafia, il generale Marigio. Lo abbiamo messo nel mese di marzo, il generale Marigio. Non abbiamo aspettato l'iniziativa e l'azione della magistratura, che naturalmente farà il suo corso e alla quale va il mio rispetto e il mio incoraggiamento, perché tutta la verità emerga e siano colpite, se ci sono, responsabilità. Non abbiamo aspettato, abbiamo agito appunto a marzo e abbiamo fatto una scelta chiara con l'intento non, come dire, meramente improntato alla legalità, che è una condizione e deve essere una normalità, ma di rilanciare Calabria Verde, perché Calabria Verde può svolgere un ruolo importante, perché Calabria Verde è uno strumento che ha una funzione se appunto risponde a questa funzione, che è quella della difesa del suolo, della sistemazione idrogeologica e della valorizzazione del nostro patrimonio forestale. Presidente, tra l'altro Calabria Verde da sola ha molti più dipendenti dell'intera regione Calabria. Allora, devo dire questo, qui bisogna fare, anche qui bisogna fare chiarezza, bisogna per onestà, diciamo. Calabria Verde oggi ha intorno a 4.800 dipendenti. Si tenga conto che la forestazione in Calabria negli anni 70-80 aveva in forze 35.000 tra tempo determinato, tempo indeterminato, eccetera, eccetera. Famoso caso dei forestali calabresi. C'era praticamente una articolazione anche nella occupazione che era in forza nella forestazione. C'erano i 181isti, che erano quelli a tempo indeterminato, c'erano quelli a 101 giornate e c'erano quelli a 51 giornate. E devo dire, questo lo dico per amore della verità, che quelli che erano a 101 giornate o a 51 giornate o a 181 giornate, per il resto accedevano agli ammortizzatori sociali, cioè accedevano al Fondo Nazionale degli Ammortizzatori Sociali, l'indennità di disoccupazione oppure a seconda, diciamo, delle giornate che prestavano. Quindi, cioè, non è un fatto nuovo questo del 2015. Mi meraviglia che a volte, diciamo, vedo che ci sono scritti anche di autorevoli giornalisti che io stimo, che rispetto, che ritornano con pezzi scritti come se fossero quelli di 10 anni fa. Se noi andiamo a vedere, io ricordo, perché l'ho seguita sempre anche da parlamentare questa vicenda, ricordo che c'è praticamente, possiamo dire che si aggiorna nel linguaggio qualcosa, ma i contenuti sono quelli di 10, quindi, ma intanto i forestali sono molto diminuiti. Sono 4.008 più 2.100, 2.200, adesso con precisione il dato non lo ricordo, nei consorsi di bonifica. Certamente bisogna fare in modo che questa forza lavoro, questa risorsa venga utilizzata al meglio, e per questo noi abbiamo definito un programma con il generale Marigio di dotazione di strumentazioni meccaniche, di strumentazioni adeguate a poter svolgere questo lavoro. Quindi, cioè, per essere molto, molto chiari, l'operazione nella quale noi stiamo lavorando va in questa direzione. E in qualche modo si collega, diciamo, con
non il tentativo, con la volontà di tutelare al meglio il territorio calabrese, che è un territorio, come sappiamo, ad altissimo rischio idrogeologico e sismico, magari poi parleremo anche di questo. Diciamo il ruolo di Calabria Verde, degli operatori di Calabria Verde in questa tutela del territorio, quale dovrà essere? Allora, io nella nostra impostazione c'è chiaramente un grande progetto di difesa e di sistemazione idrogeologica. Non a caso, nella programmazione di cui parlavo prima, nel patto che abbiamo sottoscritto con Matteo Renzi il 30 di aprile a Reggio Calabria, noi abbiamo messo oltre 400 milioni di euro per la sistemazione idrogeologica e per la difesa del suolo, a cui si aggiungono le risorse che abbiamo messo nel POR e nel piano di sviluppo rurale. Appunto, e a questo bisogna coordinare la funzione di Calabria Verde. Calabria Verde deve essere una struttura che è articolata sul territorio per bacini idrografici, possa svolgere questo ruolo, possa appunto essere ricondotta alla sua funzione precipua. Io lo ricordo, ragazzi, io sono come è noto di San Giovanni in Fiore, un comune montano che ha avuto nella forestazione un pilastro importante della sua economia, e io ricordo allora quando i forestali partivano la mattina facevano praticamente il taglio dei boschi, le strisce antincendio, l'utilizzazione del legno, la sistemazione delle infrastrutture rurali, la viabilità, gli acquedotti. È un grande progetto che è stato appunto importante ai fini della difesa del suolo, perché quando si è allentata questa vigilanza e questa presenza nella cura del territorio, allora appunto abbiamo avuto il conto con le alluvioni, con le frane e con disastri immani che sono costati molto di più di quanto costano e costavano i forestali. Cioè, bisogna avere un approccio, come dire, giusto con il problema, conoscendolo e guardandolo nel merito e non buttando sempre fango. Ci sono problemi che vanno affrontati e per i quali noi, ripeto, non è un caso che abbiamo chiamato in forza alla guida di Calabria Verde il generale Marigio, per dare questo segno, per dare questa impostazione, ma nello stesso tempo appunto con una visione positiva, quella di costruire una funzione che negli anni è andata perduta, che è fondamentale, che negli anni si è indebolita. Senti, i recenti terremoti naturalmente hanno aumentato il livello di allarme un po' dappertutto, naturalmente in Italia ma anche e soprattutto in Calabria, perché sappiamo di essere in un'area considerata ad altissimo rischio. L'altro giorno ho sentito il responsabile della Protezione Civile, Tanzi, in una trasmissione che va in onda sulla nostra emittente, quella condotta da Lino Polimeni, dire che se arriva un terremoto in Calabria succederà un'ecatombe, ci troveremo dinanzi ad un'ecatombe, perché ci sono 450.000 case e fabbricati a rischio, perché ci sono scuole, ospedali e tante altre cose anche di interesse direttamente pubblico ad altissimo rischio, e diciamo da questo punto di vista ancora non si è fatto molto. Ha detto Tanzi: stiamo muovendoci, cercheremo di fare, vedremo cosa si può fare, però il dato di partenza è questo. Ora, su questo terreno, anche se capisco che non è un terreno su cui si può fare un discorso per cui oggi decidiamo di fare così e domani è tutto risolto, ma dico, su questo terreno specifico, cosa pensi che la Regione debba fare o che cosa sta facendo? Guarda, purtroppo, ai noi, Tanzi non ha detto una verità, una novità, non ha scoperto una novità, perché appunto Tanzi ha richiamato quello che era il rapporto di Barberi, e il rapporto di Barberi è un rapporto che risale al 99, prima ancora del 99, il rapporto di Barberi, cioè quello che appunto è stato un quadro
purtroppo drammatico della situazione del paese Italia, del nostro paese Italia. Naturalmente, confermato purtroppo dalle drammatiche vicende che quando accadono Fanno ci riflettere, diciamo, ci risvegliano, ci risvegliano. risvegliano nella consapevolezza appunto di quella che è la situazione del nostro paese. E nel quadro appunto del rischio sismico, oltre che di quello idrogeologico di cui abbiamo parlato prima, la Calabria è una delle regioni più esposte, perché tutta la dorsale appenninica, come abbiamo visto anche dalle rappresentazioni sulle cartografie che sono Certo, state certo. fatte in questi giorni in occasione della vicenda del terremoto dell'Italia centrale, sono state rappresentate dalle TV. È a rischio, è ad alto rischio. E purtroppo è appunto una regione che quando ha subito in fasi storiche che si ricordano, diciamo, che sono state ferite non ancora come dire, rimosse, Certo. ha determinato situazioni drammatiche. Ora, è chiaro che rispetto a tutto questo bisogna agire con misure adeguate. Noi innanzitutto devo dire che in quel patto di cui parlavo prima, a proposito di rischio idrogeologico che abbiamo sottoscritto con Matteo Renzi ad aprile, abbiamo allocato oltre 400 milioni sul rischio idrogeologico. E abbiamo allocato 180 milioni sul rischio sismico, che appena saranno disponibili, perché è in via di registrazione alla Corte dei Conti, la delibera approvata dal CIPE per approvare il patto, saranno utilizzate in direzione di obiettivi precisi. Io ho costituito proprio il giorno dopo il sisma che ha investito le Marche, l'Abruzzo L'Umbria. e l'Umbria, ho costituito una commissione sui rischi che è coordinata dal professor Russo, assessore Russo, che si è articolato in due gruppi di lavoro, uno sul rischio sismico e un altro sul rischio idrogeologico, che sta producendo proposte importanti che abbiamo anche sottoposto come contributo alla conferenza Stato-Regioni per definire strumenti in direzione appunto della mitigazione dei rischi. Per quanto riguarda il rischio sismico, noi pensiamo, perché è stato fatto anche con l'apporto delle professioni, ingegneri, architetti, geologi, eccetera, che hanno partecipato e partecipano a questo gruppo di lavoro, noi pensiamo a mettere in campo un progetto sostenuto da queste risorse e da quelle che sono allocate nella legge di stabilità. Il Presidente del Consiglio ha più volte insistito su questo, nella legge di stabilità che è in via di esame al Al Parlamento Parlamento. sono allocate risorse che saranno ripartite tra le regioni perché appunto si faccia un piano di intervento, intervenendo sugli edifici strategici in primo luogo, e parlo degli ospedali. Parlo delle scuole, parlo degli edifici pubblici, definendo strumenti per anche interventi strutturali per la messa in sicurezza delle civili Abitazioni, certo. abitazioni. È Incentivi, un percorso incentivi. di lunga durata, perché tutto quello che non si è fatto nel corso di un lungo periodo, non è che si fa dalla mattina alla mattina, però bisogna innestare una marcia in questa direzione. E contestualmente si sta lavorando per dotare i comuni, per chiedere ai comuni, incentivandoli naturalmente, di dotarsi dei piani di emergenza, dei piani di evacuazione, perché noi anche questo, lo ha ricordato Tanzi, lo ricordo anch'io, anche su questo abbiamo ritardi. E quindi noi pensiamo che nell'arco di 3-4 mesi massimo i comuni debbano dotarsi dei piani di evacuazione, dei piani di emergenza, definendo le aree, definendo appunto i sistemi di evacuazione, i percorsi, i progetti di evacuazione che devono essere portati a conoscenza Dei cittadini. dei cittadini della popolazione per mitigare il rischio, per fare in modo che in caso di necessità ed urgenza ci si possa non trovare impreparati, ci si possa appunto trovare con il minimo Che delle la gente condizioni sappia cosa fare, necessarie insomma. perché appunto ci si possa
si possa salvare, diciamo, dal... Insalvabile. Ora, detto questo, naturalmente è necessario che anche su questo versante ci sia, si accompagni a queste misure la consapevolezza che realtà per realtà, comune per comune, bisogna trasferire ai cittadini, alle comunità anche, perché c'è bisogno di combinare l'intervento, il sostegno economico, la strategia su obiettivi chiari di messa in sicurezza dei fabbricati, c'è bisogno anche di misure anche per quanto riguarda il futuro. Noi abbiamo definito una legge urbanistica, approvato una legge urbanistica, consumo di suolo zero. Io quando dicevo queste cose in campagna elettorale, poi quando l'abbiamo trasferita nella legge, ho visto alzarsi Oliverio vuole bloccare lo sviluppo. No, noi vogliamo andare in un'altra direzione, quella di recuperare il patrimonio edilizio a partire dalla messa in sicurezza. Immaginate che cantiere di lavoro si aprirebbe investendo in questa direzione e non andando ad espansioni volumetriche, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo approvato una legge in questo senso. Abbiamo approvato per la prima volta un quadro territoriale di coordinamento che mette dei vincoli. Quadro territoriale paesaggistico. Il quadro territoriale paesaggistico. L'abbiamo approvato. è stato per 25 anni. Oggetto di discussione, mai approvato dal Consiglio regionale. Sarà pure una ragione per cui non si approvava, ci sarà pure una ragione per cui adesso è approvato. Perché noi abbiamo, come dire, ascoltato, abbiamo aperto un confronto, poi alla fine abbiamo deciso. Le remore che sono dettate spesso dall'interesse, come dire, immediato, quello della rendita edilizia, della speculazione selvaggia, quelle appunto devono essere messe da parte, come abbiamo fatto, cercato di fare con questo provvedimento, che naturalmente non è la soluzione, perché poi si tratta di governarli i processi, ma è uno strumento importante che mette dei vincoli e di programmazione, delle premesse chiare. Senti Presidente, un altro dei problemi atavici ovviamente della Calabria è quello delle infrastrutture, strade, ferrovie, aeroporti e così via. In questo momento la Calabria, diciamo, in qualche modo si trova a dover affrontare varie problematiche di questo tipo. Il primo problema è quello degli aeroporti di Reggio Calabria e di Crotone, che in questo momento vivono un momento particolare. Crotone è chiuso, Reggio Calabria non è chiuso, ma insomma rischia teoricamente di chiudere. C'è un bando fatto dall'ENAC per la gestione di questi due aeroporti. Sono rimasti in campo solo fra i possibili aderenti a questo bando, sono rimasti in campo solo la SACAL, che sarebbe la società che gestisce già l'aeroporto di Lamezia Terme, e la ASAE, che sarebbe una società che si occupa di produrre e di distribuire e di mantenere, diciamo, impianti di tipo aerospaziale, insomma, quindi sempre nel settore, e che evidentemente ha presentato anche lei una istanza, diciamo, riguardo al bando. Sono rimaste solo queste due, ma in realtà, diciamo, qual è l'idea che tu come Presidente e la Regione, come Regione, ha rispetto allo scenario degli aeroporti calabresi? Allora, partiamo dagli aeroporti, poi affrontiamo il... Sì, no, poi parliamo anche di strade. Allora, aeroporti. Allora, anche qui bisogna, innanzitutto io voglio fare, come dire, una premessa chiara, che è contenuta anche nel mio programma di governo e nell'azione che in questi due anni abbiamo portato avanti. La Calabria non può rinunziare, oltre che naturalmente all'aeroporto di Lamezia, che è un aeroporto internazionale hub, non può rinunziare né all'aeroporto di Crotone né all'aeroporto di Reggio Calabria. E non può rinunziarsi non per un fatto, come dire, di corrispondenza ad esigenze localistiche, non è questo il problema. Non può rinunziarsi perché la geografia della regione e l'orografia, che rende ancora più difficile la percorribilità della regione e quindi l'accessibilità ai diversi comprensori, è tale da imporre questa, come dire, esigenza, la risposta a questa esigenza. Chiarissimo. Noi abbiamo trovato una situazione, non noi, non dico abbiamo trovato, la situazione delle società di gestione degli aeroporti
quella di Crotone e quella di Reggio. Quella di Crotone ha portato qualche mese fa al fallimento della società. Tant'è che per rispondere all'esigenza appunto di garantire l'attività aeroportuale, abbiamo dato vita ad una nuova società e la Regione, su proposta di Oliverio, il Consiglio regionale, partecipa alla società con il 37%, andando anche controcorrente, lo dico in modo pubblico perché non c'è niente da nascondere, perché le scelte quando si fanno e si assumono responsabilità sono responsabilità pubbliche in questa funzione, andando anche contro gli orientamenti della comunità europea e del paese. E come sapete gli orientamenti sono quelli di uscire dalle società, ma se noi avessimo fatto un'altra scelta sarebbe stato già seppellito l'aeroporto di Crotone. Non è bastato però. Su Reggio Calabria appunto situazione fallimentare, c'è una curatela, così come c'è una curatela a Crotone. Ora, è curioso, questa lo metto tra parentesi, che a polemizzare con me, a tentare di scaricare la responsabilità su Oliverio, siano i protagonisti del fallimento. Si vada a vedere quelli che sono i creditori di queste società. Si faccia l'elenco e si pubblichi l'elenco. E ci renderemo conto che spesso coloro che sono stati i protagonisti del fallimento adesso fanno gli accusatori. Cosa davvero curiosa. Ma detto questo, noi abbiamo spinto perché l'ENAC facesse il bando per le concessioni. E ENAC ha fatto il bando per le concessioni, un bando a cui praticamente hanno partecipato coloro i quali avevano interesse. Avevano i requisiti, avevano interesse. Il bando è praticamente ha visto la partecipazione di più soggetti. Ho letto dai giornali che sono rimasti due, appunto, Sacca ad avere i requisiti, almeno per quanto riguarda l'esame che ha fatto ENAC, e praticamente io ho avuto un'interlocuzione anche col presidente di ENAC, con Vitoriggio, che ho avuto modo di conoscere, di stabilire un rapporto di amicizia dalla comune esperienza parlamentare, assieme a me c'è stato anche l'onorevole Oliverio, l'onorevole Nico Stumpo, insomma, ad interloquire con parlo di Nicodemo Oliverio, sì, rappresentante crotonese, ad interloquire con Riggio, c'è stato anche il sottosegretario Dorina Bianchi, ad interloquire con Riggio, per chiedere di accelerare la chiusura dell'assegnazione, appunto, di accelerare. Vedranno loro di accelerare. E mi è stato detto che aspettano il 12 perché c'è stato un ricorso da parte della Sagas di Crotone, al bando, che aspettano appunto il pronunciamento della giustizia amministrativa e subito dopo procederanno. Perché questo? Perché questo consentirà di uscire appunto da una situazione di impasse. E intanto devo dire che la curatela fallimentare di Crotone ha comunicato, questo mi è stato detto da Riggio, dal presidente di ENAC, ha comunicato ad ENAC la volontà di disattivare l'attività dal primo di novembre. Io mi auguro che con la chiusura della gara si possa rilanciare appunto l'attività aeroportuale. Quindi non sai ENAC, diciamo, quando deciderà, subito, quando deciderà. Immediatamente, subito dopo il 12, data fissata per l'udienza per trattare il ricorso della Sagas, questo mi è stato detto dal presidente Riggio, si procederà appunto alla valutazione delle offerte e quindi... Che sono rimaste ormai due, insomma. Leggo dai giornali che sono rimaste due. E quindi si procederà all'assegnazione delle concessioni. È una gara, naturalmente, e si tratterà di aspettare il pronunciamento, la valutazione della commissione di ENAC, che farà ENAC. Devo dire che io mi auguro che questo passaggio possa essere, è un augurio il mio, nient'altro, possa essere il primo tassello di un processo di unificazione
della gestione degli aeroporti calabresi. Io mi auguro che si possa andare in questa direzione. E naturalmente questo significa che si aprirà un nuovo scenario e comporterà anche una riflessione a quel punto con il contesto nuovo che si apre per vedere di adeguare gli strumenti, eccetera. Nel frattempo, noi come regione abbiamo messo in campo una iniziativa, 12 milioni di euro sono alla base di una manifestazione di interesse che abbiamo volto a tutte le società di volo. Stiamo parlando quindi di società verso le quali abbiamo messo 12 milioni di euro per la istituzione di nuove rotte, per la incentivazione appunto di nuovi voli e per il consolidamento della mobilità anche all'interno del paese e Hai anticipato involontariamente una domanda che ti stavo per fare. È possibile che all'Italia faccia pagare ancora oggi per salire e scendere da Roma, dalla Calabria verso Roma e da Roma verso la Calabria, cifre impensabili con cui a momenti è possibile fare un viaggio da Roma a New York? Io non ho mai condiviso questa politica di Alitalia. Ho avuto modo, anche quando ero parlamentare, perché non è una cosa di oggi, è una cosa che è costante, diciamo, nelle politiche di è l'unica cosa costante di Alitalia negli ultimi lustri. Non ho mai condiviso questa cosa qui. Io credo che è stato un errore grave questa politica di Alitalia. Aggiungo che purtroppo non si può, come dire, ricorrere ad altri strumenti perché si possa chiedere di calmierare appunto queste politiche tariffarie, che per le quali io ho più volte anche al governo, per ultimo al ministro Del Rio, perché c'è una vicenda anche che interessa più direttamente l'aeroporto di Reggio Calabria, perché l'Italia ha minacciato la dismissione dei voli da Reggio Calabria, eccetera. Più volte sono intervenuto, devo dare atto al ministro Del Rio che è intervenuto anche per come dire, dissuadere almeno temporaneamente il vertice dell'Italia dal bloccare i voli. E tuttavia il fatto che noi abbiamo messo, come abbiamo fatto questa scelta di mettere sul piatto 12 milioni di euro per incentivare appunto nuove rotte, nuovi voli dalla Calabria verso destinazioni nazionali, europee ed internazionali, ha proprio questo scopo, quello di fare in modo che se l'Italia vuole concorrere, in qualche modo debba calmierare i prezzi. Fare venire competitori, altre compagnie, c'è Ryanair già che svolge un ruolo importante, altre compagnie appunto che credo devono consentire alla Calabria di aprirsi e di poter competere anche su questo terreno. Presidente, brevemente, perché stiamo, come dire, andando avanti un po' col tempo. L'altro problema è quello della ferrovia, delle ferrovie e delle strade che riguardano la Calabria. L'autostrada Salerno-Reggio, almeno per quello che si dice, entro il 22 dicembre dovrebbe essere, fra virgolette, completata, ben sapendo però che ci sono alcuni tratti su cui si interverrà in maniera diversa. Armani proprio in questi giorni ha detto come si dovrebbe intervenire, in che tempi e in che modo. E poi c'è il problema ferrovia, che è un problema atavico. Non parliamo proprio della ferrovia ionica, che è ormai diventata da tempo un disastro. Si sta tentando, la regione sta tentando con qualche linea particolare e con incentivazioni particolari di rimuovere un po' questa situazione, ma è ancora una situazione disastrosa, quella della linea ionica. Mentre la linea tirrenica, che più o meno funziona, ha sempre un problema di velocità. Allora, la domanda intanto che le pongo è, perché è una cosa che non tutti sanno, la Regione Calabria ogni anno, la Regione Calabria come altre regioni, ogni anno dà alle ferrovie italiane una somma consistente. Mi sbaglio o è la verità? È la verità. Mi può dire quant'è questa somma
per che cosa si dà questa somma e soprattutto se in tutti questi anni le ferrovie hanno fatto corrispondere a questa somma un servizio all'altezza di questa somma. Allora, io colgo l'occasione di questa tua domanda per informare i calabresi del lavoro che stiamo facendo su questo versante. Lo dico questo perché proprio di questi giorni, la settimana scorsa, è stato un ultimo incontro tra me e il ministro Del Rio, alla presenza di ANAS e di rappresentanti di RFI, delle ferrovie italiane, e naturalmente dei tecnici, a cui sono seguiti incontri tecnici, perché stiamo per definire, in via praticamente conclusiva, sarà ormai questione di giorni la sottoscrizione, stiamo per definire le proposte sulle quali sarà sottoscritto il contratto di servizio con le ferrovie e il contratto di programma con ANAS per quanto riguarda ferrovie e viabilità. Le scelte che noi abbiamo fatto e che sono state, come dire, in larga misura recepite dal ministro e dal governo sono, per quanto riguarda la viabilità, quella di completare la Salerno-Reggio Calabria. È vero, Matteo Renzi ha annunciato, e sarà così, il 22 di dicembre verrà in Calabria per inaugurare la chiusura dei cantieri sulla Salerno-Reggio Calabria, nel senso che non ci saranno più sovrapposizioni sulle attuali corsie, ci saranno quattro corsie a Salerno. A salire e a scendere. A salire e a scendere. Due a salire e due a scendere. Quindi non ci saranno più sovrapposizioni di cantieri. Questa sarà una realtà. Questo naturalmente non significa che laddove non si è intervenuti per ammodernare l'autostrada si lasciano le cose così come stanno. Non è così. Noi abbiamo insistito molto su questo e il governo ha recepito la nostra proposta. Per esempio, nel tratto tra Cosenza ed Altiglia le cose non rimarranno così. Le quattro corsie saranno, come dire, agibili nella loro interezza, però contestualmente si opererà un nuovo intervento per la nuova autostrada. Abbiamo programmato risorse in questa direzione che saranno contenute nel contratto di programma che il Ministero sottoscriverà con ANAS. Altrettanto si farà nei tratti di Firmo, Morano, quella zona lì. E altrettanto si farà nella parte, diciamo, del Vibonese. Intervenendo con progetti di messa in sicurezza, di ammodernamento, perché in alcuni tratti va fatto l'ammodernamento e non il nuovo tracciato, perché anche dal punto di vista panoramico, dal punto di vista paesaggistico, noi non possiamo deprimere la bellezza del nostro, certo, del nostro territorio. Quindi un intervento radicale di completamento del modernamento dell'autostrada. Dall'altra parte, sempre per quanto riguarda la viabilità, sarà programmato in questo contratto, sono programmati interventi sulla 106. Noi ci siamo permessi, in rapporto anche alla disponibilità di risorse, di indicare un metodo, cioè utilizzare al massimo le risorse legandole alla prospettiva. Per capirci, se ci sono risorse, come ci sono risorse insufficienti per fare le quattro corsie della 106, allora si faccia una sola canna, ma si faccia una sola canna a cui nella pluriennalità, fra qualche anno, si accompagna l'altra canna, per cui non si perdono le risorse. Le risorse devono essere utilizzate in direzione dell'ammodernamento della 106. Per esempio, noi abbiamo tratti quello che è da Crotone a Rossano, che in molti punti è a banchina di 5 metri, sì, e quindi si interverrà, così come fino all'aeroporto di Crotone, così come per quanto riguarda sia la zona catanzarese che la zona ionica regina, si tratterà di intervenire con una visione e un progetto. E poi
Vanno completate le trasversali, la trasversale delle serre va completata, abbiamo allocato anche risorse importanti per il completamento della trasversale delle serre, tra Varzano e Vallelonga, quel tratto va fatto subito, poi c'è il versante anche di Soverato. C'è poi il problema delle ferrovie. Sulle ferrovie noi abbiamo proposto, ed è stato accolto dal governo con grande interesse, lo studio di fattibilità per la realizzazione dell'alta velocità da Salerno a Reggio Calabria, e abbiamo avanzato anche la proposta, a costo zero adesso, di poter assumere dei provvedimenti perché si possano abbattere i tempi di percorrenza, evitando l'entrata da Afragola a Napoli, per esempio. Reggio Calabria, Roma potrebbe essere attraversata con mezz'ora e più di meno del tempo che si impiega oggi. C'è un impegno anche in questo senso da parte del governo a praticarla. Questo è un discorso che dovrebbe passare però non attraverso un ammodernamento della struttura, ma solo evitando il passaggio da Napoli centrale. Insistiamo su questo e il governo sta mostrando interesse, lo stesso Trenitalia sta mostrando interesse in questa direzione. Naturalmente nel quadro di un obiettivo a cui non rinunziamo, quello dell'alta velocità da Salerno a Reggio Calabria. E invece sulla ferrovia ionica abbiamo proposto un intervento consistente di circa 500 milioni di euro per interventi strutturali di messa in sicurezza e di miglioramento radicale perché si possa elevare a rango C il corridoio ferroviario ionico, perché questo consentirà, quando sarà realizzato, una velocità appunto competitiva, sostenibile, perché il traffico possa essere attratto appunto sulla mobilità ferroviaria. E tutto questo sarà completato con un intervento di miglioramento radicale e di realizzazione della Catanzaro Lido, Lamezia Aeroporto. Anche qui sono state allocate risorse importanti, quindi c'è un disegno. Il disegno è quello appunto della mobilità dalla Calabria verso il resto del paese e viceversa, e della mobilità interna alla Calabria, perché sul trasporto pubblico locale noi abbiamo approvato una legge di riordino del trasporto pubblico locale e devo dire che una parte, lo ricordavi prima tu e io non voglio praticamente sfuggire a questa domanda, una parte del trasporto pubblico locale viene esercitato da Trenitalia per conto della regione, la regione paga circa 80 milioni di euro all'anno per l'esercizio di questo. Noi naturalmente adesso stiamo definendo il nuovo contratto di servizio con Trenitalia e nel contratto di servizio stiamo ponendo condizioni precise, partendo anche dall'esperienza, quello di potenziare i servizi di trasporto pubblico locale, quello di ammodernare il materiale rotabile, perché appunto È determinante questo fattore, è quello appunto di rivedere gli orari, stiamo spingendo in questa direzione, l'assessore Musmanno in questo senso sta lavorando attivamente, stiamo già realizzando risultati significativi ed importanti. Quindi il problema della mobilità è un problema che è posto alla nostra attenzione con un'azione concreta, operativa, sia nel rapporto col governo, con ANAS, con RFI, sia nel rapporto appunto, sia nella organizzazione interna del trasporto pubblico locale della nostra regione. E infine il problema dei porti. Noi abbiamo chiuso un accordo di programma quadro su Gioia Tauro, che è importante, di notevole importanza, abbiamo chiuso un accordo di programma quadro. La vicenda anche dell'occupazione a Gioia Tauro è stata assunta dal governo nella legge di stabilità con l'impegno ad istituire l'agenzia portuale a Gioia Tauro. Questo ci permetterà di rilanciare appunto
la funzione del porto di Gioia Tauro. E nell'accordo di programma è prevista appunto la realizzazione gateway, dei nuovi collegamenti ferroviari e viari, perché appunto il porto possa essere un nodo intermodale sul quale Importante. E intanto che fine portare. E farà? per il resto della portualità è in via di pubblicazione un bando che utilizza risorse europee per quanto riguarda la portualità di categoria, diciamo A, parlo dei porti di Vibo, di Scilla, di Villa, dei porti di Corigliano, di Crotone, insomma parlo, e poi c'è la viabilità di seconda classe che avrà un altro Bando. bando, anche perché devo dire che per quanto riguarda per esempio la portualità da diporto, noi anche raddoppiando i posti barca saremmo comunque al di sotto della media nazionale, quindi Nazionale. su questa discussione che c'è stata in passato, come dire, stitica rispetto a questa problematica, è credo da superare ampiamente, e in questa direzione noi intendiamo investire. Presidente, potremmo parlare di mille altre cose, ma naturalmente il tempo è anche tiranno. Torniamo un attimo ad una valutazione più politica della situazione. Tu hai, diciamo, messo in campo questa nuova giunta nel luglio del 2015. È una Il 20 giunta, luglio del 20 2015, luglio del il 2015. giorno in cui da solo sono passato nella nuova sede della regione, Della nella regione, cittadella della regionale, cittadella da regionale. solo con la mia scrivania. Stavo dicendo, è da oltre un anno che questa giunta lavora, è una giunta particolare perché non è una giunta politica, a prescindere dal presidente di politico c'è poco o nulla, nel senso che gli altri sono tutti tecnici o considerati tali. Tra questi ce ne sono alcuni che tecnici lo sono realmente, diciamo, nel senso che per esperienza proprio professionale operano come assessori nell'ambito delle proprie competenze. Altri, diciamo, sono considerati tecnici e qualcuno invece non li considera tecnici. Io adesso non voglio farti domande su nessun assessore nello specifico perché non mi piace, come dire, sparare sulla Croce Rossa e in certi momenti la Croce Rossa un po' si espone, diciamo, ai colpi che possono arrivare dall'esterno. Però la domanda è un'altra. Sei contento, adesso senza entrare nel personale, fare nomi particolari, ma dico, sei contento di tutta la tua giunta tecnica o pensi che qualcuno sia fuori posto? Ma guarda, innanzitutto vorrei ricordare che il primo atto che io ho fatto, e l'ho fatto di proposito e con determinazione, è stato quello di chiedere al Consiglio regionale di approvare una mia proposta di modifica dello statuto. Sì. Che è quella Perché nello statuto precedente che ha c'era. determinato anche un allungamento dei tempi È per formare certo, la prima è giunta. certo, è certo. Perché nello statuto precedente c'erano praticamente vincoli, lacci, laccioli, per cui il Presidente non poteva ricorrere liberamente alle scelte che riteneva più giuste per la costituzione della Giunta, non poteva dall'esterno, essere massimo il 50% Sì, quelli c'erano dell'esterno, una serie di vincoli. non era contemplata la presenza femminile, tutte queste cose. Ed io, insomma, praticamente ho chiesto e ottenuto con voto largo del Consiglio regionale, oltre la maggioranza, che fosse modificato lo statuto. E questo ha comportato doppia lettura, 6 mesi, i tempi dell'Italia, diciamo praticamente. La giunta si è costituita il 20 di luglio, la nuova giunta. Diciamo poco più di un anno, il 20 di Sì. luglio, un anno e 3 mesi. Devo dire che nel complesso sono soddisfatto del lavoro che ha prodotto la Giunta e del lavoro che sta producendo la Giunta. Una giunta di tecnici se consideriamo che praticamente gli assessori non si sono sottoposti al vaglio elettorale, Elettorale. nessuno degli assessori
appunto può essere considerato non tecnico se partiamo da questo assunto. Poi è chiaro che rispetto alle deleghe, alle funzioni specifiche che svolgono, cioè praticamente c'è una esposizione più o meno nella proiezione, diciamo, nel rapporto con la società, più o meno riconducibile, diciamo, al tipo di deleghe che si esercitano. Ma io devo dire che esprimo, come dire, gratitudine per il lavoro che stanno portando avanti, lo stanno portando avanti con sobrietà, sobrietà. Malgrado le caricature che si possono fare all'esterno, le sollecitazioni che sono poi, diciamo, naturali, c'è, come dire, un impegno quotidiano, costante, e c'è un rapporto con il presidente che è un rapporto di collaborazione, di lealtà, di stima che è reciproca per quanto mi riguarda, c'è un gioco di squadra. Naturalmente i problemi della Calabria sono complessi, sono non di facile soluzione, però stiamo spingendo, stiamo lavorando e producendo, appunto, non senza resistenze, le innovazioni necessarie, il cambiamento necessario. C'è stata una prima fase, che è stata inevitabilmente quella della impostazione, della conoscenza, della ricognizione, Diciamo pure che della è stata appropriatezza. complicata da una serie di È eventi, stata insomma. complicata anche da eventi, tu stesso ricordavi, e tuttavia, diciamo, non bisogna dimenticare che noi siamo una terra difficile. C'è qualcuno che ricorda spesso la storiella del santo in paradiso, quando praticamente furono chiamati i rappresentanti di diverse regioni, c'era la Lombardia, c'era l'Emilia e poi la Calabria. Il presidente dice: ma tu cosa vorresti? Dice: io vorrei, a quello della Lombardia, io vorrei avere la possibilità di impiantare un'industria nella mia Terra. terra. In Emilia dice: io vorrei costruire una robusta cooperativa per alimentare, diciamo, il settore agroalimentare, eccetera, eccetera, eccetera. Quando si presentò il calabrese, disse: ma tu cosa vorresti? Ci ha pensato un attimo. No, dice: guarda, io vorrei che fossero distrutte le pecore del mio Del mio vicino, vicino. Sì, del mio vicino. una vecchia. Vedi? Cioè, la Calabria è complessa, la voglio Non c'è ricordare, dubbio. è complessa, è complicata, ma vorrei con altrettanta, come dire, convinzione, affermare che vedo crescere una cultura nuova, cioè vedo crescere soprattutto nei giovani, nell'imprenditoria, una cultura nuova, la cultura della costruzione del sistema, dello stare insieme. L'altro giorno c'è stata la presentazione di un'esperienza importante, che segnalo perché non è l'unica che c'è in Calabria, di un'esperienza fattorie Sì, della piana di Gioia Tauro. o i campagnoli. Oltre 150 aziende si sono messe insieme, producono ogni giorno migliaia di quintali di latte, 18.000 quintali di latte che vengono trasformati, latte bovino, latte caprino, latte ovino, latte bufalino anche, che vengono trasformati, 200.000 quintali vengono esportati negli Stati Uniti. Di queste esperienze si sta arricchendo la nostra terra dappertutto, cioè sta crescendo una cultura nuova, perché appunto noi abbiamo bisogno di questo, di accelerare, di spingere, di sostenere questi fatti. D'altronde, guardate, e chiudo, i dati che sono stati pubblicati prima da Banca Italia, Poi da Svimez. ora poi da Svimez, adesso da UBI, Unione Banche Imprese, ci segnalano
segnali di una inversione del trend. Abbiamo avuto per 10 anni un trend negativo. La Calabria ha perso tra il 2007 e il 2014 14 punti di PIL, ha perso 14 punti secchi. Circa 200.000 calabresi hanno abbandonato la regione, soprattutto giovani. C'è un'inversione, ci sono segnali di un'inversione di questo trend. Naturalmente questo non va letto con euforia, va letto con la dovuta, come un segnale, la dovuta equilibrio. Segnali di un'inversione di trend, si passa dal negativo al positivo. Noi dobbiamo incoraggiarli questi segnali, spingere in questa direzione. Sono stati pubblicati i primi bandi del PSR, i primi 12 bandi. Stiamo andando avanti con determinazione appunto in questa direzione, e la Calabria non perderà più risorse. Anzi, per quanto riguarda anche la programmazione nazionale, lo dico perché, visto che c'è stata pure una polemica sui fondi per l'energia, noi eravamo abituati ad utilizzare le risorse nostre, quelle del POR, come supplenza alle risorse nazionali che non venivano. Noi ai tavoli della programmazione operativa nazionale, dei cosiddetti PON, ministero per ministero, ci siamo con le nostre presenze, ci siamo con i nostri dirigenti, ci siamo perché appunto nella programmazione delle risorse nazionali, del PON nazionale in modo particolare, la Calabria deve avere il suo spazio. E per quanto riguarda per esempio le reti energetiche, faccio un esempio, le reti energetiche che sono di competenza di Enel, Terna, eccetera, Terna che è una, diciamo, partecipata a Enel, le reti nazionali vanno realizzate con fondi nazionali, perché in passato avveniva che si utilizzava, non solo per l'energia ma più in generale, che si utilizzavano i fondi destinati già alla Calabria attraverso i POR per realizzare appunto obiettivi che erano e sono di tipo nazionale, in capo allo Stato nazionale. Quindi cioè, la programmazione che noi abbiamo fatto è complementare con quella nazionale. Sono partiti i primi bandi, sta partendo la macchina, è operativa già la macchina della utilizzazione di queste risorse. Accelereremo al massimo come stiamo facendo, perché quei timidi segnali possano essere irrobustiti e si possa invertire con maggiore radicalità e maggiore forza, come è necessario, e consistenza, appunto, il trend che ha visto e la tendenza che ha visto la Calabria all'ultimo posto nel corso. Presidente, ti faccio un'altra domanda, ti prego però prima di rispondere di pensarci con calma. I dirigenti generali della regione rispondono, diciamo, rispondono sempre alla linea politica, diciamo, alle scelte politiche che vengono indicate dal Presidente della Regione, o a volte magari operano in assoluta autonomia, ed è giusto che sia così, ma anche in qualche modo senza, diciamo, rimanere nell'alveo di queste linee guida. Allora, e ti faccio anche un'altra domanda. I decreti dei direttori generali, tu li segui, li vedi, li guardi? Allora, dico subito, perché questo, diciamo, la risposta a questa domanda non richiede per me pausa di riflessione per elaborare la risposta, perché questo problema è stato ed è al centro della mia attenzione sin dall'inizio della mia esperienza di governo. Io ho esperienza alle spalle, amministrativa, politica, di governo, e anche conoscenza della regione. E anche dei meccanismi della regione, perché sia pure, diciamo, dal di fuori, sono stato pure assessore regionale, quando ero giovanissimo, ma è stata... Con la giunta di sinistra con la prima giunta di sinistra, era da Principe e poi da Olivo. E ho guidato l'assessorato che allora era... All'agricoltura. Era più consistente, perché la sanità ancora non era trasferita alla regione. E quindi conosco la regione.
l'ho conosciuta poi da Presidente della Provincia, l'ho conosciuta da parlamentare, l'ho conosciuta, la conosco. E quindi so bene che quello della macchina, della struttura della regione, è uno dei nodi fondamentali, decisivi, per dare il passo giusto alla realizzazione degli obiettivi, per utilizzare bene le risorse, per stabilire un buon rapporto con il territorio, per proiettare un'immagine diversa della regione. È chiaro che quella che è un'abitudine, quella che è una cultura, quello che è un modo di fare sedimentato nel corso di decenni, non lo smonti dalla sera alla mattina. Perché se qualcuno pensa, in qualsiasi, come dire, attività umana, di poter cambiare dalla sera alla mattina le situazioni, praticamente si illude di poter sostituire al Padre Eterno. Sì. Non credo che ci possa essere Un illuso del un genere. illuso del genere in terra, sostanzialmente, a meno di chi si ubriaca, naturalmente. E quindi la consapevolezza di questa situazione, di questa difficoltà, di questo, era chiara ed è chiara in me. È chiaro che noi stiamo agendo per costruire il nuovo, anche qui. Noi abbiamo definito riordino della regione, dal 1 di agosto il 50% dei dirigenti non è allo stesso posto degli ultimi anni, a volte di decenni, è ruotata la collocazione. Per quanto riguarda anche i dipartimenti, si sta, come dire, lavorando per immettere nuove energie. Io devo ricordare innanzitutto che quando sono arrivato alla regione c'erano 14 dipartimenti e li ho ridotti a 10, che la gran parte dei direttori generali è nuova e che via via che stiamo andando avanti si sta praticamente costruendo un percorso anche di avvicinamento, lo stiamo facendo senza, come dire, proclami. Non abbiamo detto noi rivolteremo la regione come un calzino, come eccetera, eccetera. Noi la stiamo rivoltando la regione come un calzino, con i tempi giusti, con i tempi che richiedono le normative, perché anche il contenzioso che si accende quando appunto Si muove si muove qualcuno. qualcuno, il contenzioso è ridotto al minimo e anche quel minimo lo stiamo governando nell'interesse della regione. La regione non, come dire, non paghi poi l'euforia di una giornata mediatica o di una vampata. Noi siamo, ecco, in questo senso siamo diesel, Diesel. perché vogliamo incidere nel percorso che stiamo facendo. E naturalmente lo facciamo in un quadro che è quello delle norme. Se io potessi, come dire, avere più Mani libere. mani libere, parlo delle norme, avrei avuto più, come dire, La domanda però era, più tu i risultati. decreti dei direttori Sui decreti dei generali direttori, li valuti, sui decreti, vedi? i decreti dei direttori generali è chiaro che corrispondono, devono corrispondere a quello che è il disegno, a quelli che sono gli obiettivi programmatici della Giunta e del Presidente. Come è noto, c'è una separazione di responsabilità Questo tra l'ho la detto già, sfera l'ho politica detto prima, che comunque sono e la autonomo. sfera amministrativa. Io nel complesso posso affermare che questa autonomia viene esercitata in coerenza e in corrispondenza a quelli che sono gli obiettivi che noi ci siamo dati, come è giusto che sia, naturalmente. Come è altrettanto giusto che sia che nella sfera amministrativa sia riconducibile alla responsabilità di chi assume l'atto amministrativo, nessuna invadenza da questo punto di vista da parte nostra. E naturalmente questo non significa che se c'è, come dire, una scelta che è fatta non in corrispondenza con questi obiettivi, può darsi che non ci sfugga. E naturalmente in quel caso non abbiamo esitato e non esiteremmo appunto ad assumere quelle che sono
decisioni, provvedimenti che sono appunto dal punto di vista normativo nella nostra facoltà e nella nostra, perché noi praticamente non abbiamo, come dire, misuratori diversi da quella che è la risposta rispetto alla responsabilità che si esercita. È chiaro che nella quotidianità c'è da spingere perché cambi la cultura, perché l'approccio cambi, ma ripeto, siamo in una fase di passaggio, diciamo, da una mentalità consolidata, da abitudini consolidate, da pigrizie a volte consolidate, a quella che è appunto una macchina che noi vogliamo rispondente, aperta, trasparente, con la velocità che richiede la situazione della Calabria, perché la macchina poi si deve misurare non rispetto al presidente, ma si deve misurare rispetto alla capacità di dare risposte ai bisogni della Calabria che è sul territorio, la Calabria che è nei comuni, la Calabria che è nei luoghi di lavoro, che è negli ospedali, che è nelle città, cioè, la Calabria che è nei campi, lì. Però diciamo, non può neanche escludere che ci sia qualche, come dire, atto amministrativo. Non lo escludo, ecco. Non lo escludo. Che non è in linea né con la moralità pubblica né con le linee guida, diciamo. Ma guarda, non lo escludo. Quello che posso dire è che nel complesso c'è un cambio di rotta rispetto al passato. Questo lo dico con convinzione e senza preoccupazione di essere smentito. Che ci possa essere singoli fatti in una macchina complessa come la Regione, mi auguro che non ci siano, ma ci possono essere, non lo escludo, ma che il verso, come dire, generale sia cambiato, che si avverta che c'è un'amministrazione che sul versante della dimensione etica, della trasparenza, della corrispondenza e del rispetto ai contenuti delle leggi, quindi della legalità, non transige, su questo credo che si possa, come dire, cogliere, possa dire che c'è appunto questo verso che la situazione. C'è uno sforzo, diciamo, in questo senso. C'è concretamente un'inversione. C'è una inversione. Naturalmente, questo non esclude, ripeto, quello che tu dicevi prima. Senti, Presidente, chiudo con una domanda, forse per certi versi banale, ma insomma che ti devo fare. Mancano 3 anni, diciamo, alla chiusura di questa legislatura regionale. 2 sono passati, 3 ti aspettano ancora come guida di questa regione. Tu hai detto che poi, non, cioè, mi pare di avere capito, che comunque l'ho dichiarato il giorno, sono stato eletto. Quindi, non prima, caso, il giorno che sono stato eletto. Presumo che tu voglia concludere questa tua esperienza regionale nel migliore dei modi. La domanda che ti pongo è: quando pensi a questi prossimi 3 anni di consiliatura, diciamo, regionale, ti viene più in mente la frase "devo farcela davvero a far cambiare qualcosa, a cambiare marcia a questa Calabria", o ti viene più facilmente in mente la famosa frase "che Dio me la mandi buona"? No, mi viene in mente l'idea che dobbiamo farcela, non che devo farcela. Dobbiamo farcela, perché se non ce la facciamo è la Calabria a pagare, non è Oliverio, che tra l'altro chiude la sua esperienza istituzionale, è la Calabria a pagare. Ecco perché dobbiamo farcela, e bisogna farcela fare crescere la cultura che non vede appunto soddisfazione nella pecora del vicino che muore. Per farcela bisogna fare crescere la cultura della collaborazione, della cooperazione, l'orgoglio di appartenere a questa regione, la critica e lo stimolo, anche l'attacco, che deve essere costruttivo e soprattutto deve essere fondato non sulla invenzione e sulla falsità, non sulla precostituzione e sul pregiudizio, ma deve essere fondato sul merito, perché quando l'attacco, la critica viene sul merito,
è davvero benvenuta. Non è benvenuta solo per chi pregiudizialmente, appunto, vede nelle sue azioni esclusivamente il bene, perché chi opera può anche sbagliare. E quando quell'errore, quello sbaglio viene sottolineato e viene evidenziato e ci si rende conto che è un errore, è uno sbaglio, non si deve esitare, almeno per quanto mi riguarda, a darne atto e a correggere quello sbaglio. Ma quando appunto invece si è animati da pregiudizi, credo che non si va da nessuna parte. E noi questi veleni, questo approccio, dobbiamo liberarlo dalla vita della Calabria, non per fare un favore a Mario Livelli, ma perché se vogliamo davvero bene a questa terra, dobbiamo agire in questa direzione, ognuno nelle sue funzioni, ognuno nelle sue responsabilità e ognuno pretendendo rispetto dall'altro, perché quando il rispetto non c'è, si alimentano circuiti insani, si alimentano circuiti perversi che non fanno il bene della nostra terra. Grazie al Presidente della Regione Mario Oliverio, abbiamo discusso abbastanza a lungo di problematiche varie che riguardano la Regione e l'attività della Regione e il futuro di questa terra. Spero che diciamo ai nostri telespettatori tutto quello che ci siamo detti oggi sia stato, che per i nostri telespettatori sia stato di interesse, anche perché abbiamo parlato di problemi che comunque riguardano tutti i calabresi e rispetto ai quali nessuno si può ritenere fuori. Speriamo e auguriamo al Presidente Oliverio che i prossimi 3 anni di questo suo mandato. Ma noi speriamo di vederci prima dei prossimi 3 anni. No, speriamo che i prossimi. A cadenza più. No, più, ci vediamo sicuramente prima. E comunque gli auguriamo che i prossimi 3 anni, visto che lui stesso ha ammesso, diciamo, che tutto sommato gli piace questa definizione di diesel, sono passati 2 anni, diciamo che la macchina, dopo essersi organizzata per partire, ha cominciato già la propria corsa e speriamo che la corsa sia sempre più, come dire, più veloce, spinta. Più spinta e soprattutto più fluida, senza, come dire, interruzioni, senza problematiche che in qualche modo la rallentino. Questo sarà sicuramente un bene per Mario Oliverio, che è il Presidente della Regione, per la Regione, ma soprattutto sarà un bene per l'intera Calabria. Vi ringraziamo ovviamente per l'attenzione, alla prossima occasione.